cominciato nel 2010 una collaborazione con la Università Cattolica in Sacro Cuore di Milano, la professoressa Zanola dell'Osservatorio di Terminologia e Politiche Linguistiche, e passo passo ci siamo appassionati. Passo passo abbiamo riscoperto quelle radici, quelle tradizioni che ci hanno portato a molte iniziative di stampo culturale negli ultimi tempi, lo show movie con Ricky Tognazzi della Pelle da Pompei ad oggi, il balletto con i ballerini della Scala, ispirato dalle favole per bambini, e a questa lezione che risale al linguaggio del nostro mestiere, parlato nella Toscana del 600. Il maestro ce ne illustrerà e ce ne leggerà alcuni brani. È opportuno che dall'altra parte del tavolo presente il presidente dei Conciatori Italiani, Cavaliere Gianni Russo, completi questa introduzione. Grazie. Buonasera a tutti. Comunque il dottor Mercogliano ha già esposto tutte le attività che il gruppo Unic, Linea Pelle Anteprima e tutte le altre partecipate investono nella cultura. Questa sera il maestro abbiamo unito, perché lui è così, io poi sono napoletano, solo penso Pasqualino Sette Bellezze, un altro vigore, quindi siamo veramente onorati e quindi spero che tutto vada bene. Grazie a tutti. Grazie direttore, grazie presidente, e sono emozionata a pensare, diciamo, al cammino che insieme abbiamo condiviso con l'Unice, che ci porta questa sera a dedicarci alle parole del mestiere del conciatore. Queste parole del mestiere sono una realtà, dell'anno sotto gli occhi, sono il patrimonio, sono la ricchezza linguistica e culturale, tutti, come se fossimo in un'esposizione, appunto in una fiera, dove siamo in un'anteprima, con questa galleria espressiva che raccoglie gli strumenti delle attività che sono care a chi è proprietario di quell'arte, di quel mestiere, a chi la commercializza, a chi la divulga, ma così anche a come chi ne acquista i prodotti. Il punto è che ogni mestiere tramanda e rinnova il proprio patrimonio concettuale proprio attraverso i termini. E sono i termini che costituiscono il grado dell'efficacia comunicativa, che aumenta quanto più il possesso di questa terminologia consapevole di tutte le componenti che porta, linguistiche, concettuali, culturali. Ora, le parole del mestiere del conciatore, pellettiere, cuoiaio, conciapelli, vivono da secoli. Ora, noi non possiamo soffermarci, lo dedicheremo in altra sede, a ripercorrere le origini e gli etimi. Daremo solo alcuni spunti, prima di venire ai testi secenteschi da cui accennavamo e poi fino ad oggi. Ecco, ci basta pensare, per esempio, nel Medioevo, quando veniva nel quartiere Santa Maria di Pisa. Ecco, nel 1200 era sede di una delle più importanti corporazioni di conciari che, usando di frusta, grani, una pianta verde ricca di tannino chiamata mortella, conciava le pelli immerse nelle acque dell'Arno. Ecco, ma quante cose si potrebbero dire delle parole di un mestiere che sono scritte nel napoletano, in terra solofrana, in Lombardia, in Sardegna, a Venezia, in terra vicentina, intorno a Firenze e Pisa, per citare centri che sono vivi tutt'oggi. Il punto, diciamo, in questo nostro breve percorso, il punto su alcune di queste parole, per esempio conciapelli, perché possiamo dire conciatore, ma possiamo dire altre parole intorno e come questo. Conciapelli in passato si diceva anche a conciapelli. Francesco Griselini, nel suo dizionario delle arti mestieri, 1771, lo chiama così. Oppure conciaiolo, addetto alla concia delle pelli. Il latino era coriaius. Ma anche cuoiaio. Cuoiaio
porta ad intendere, sempre secondo Griselini, piuttosto l'artefice che concia le penne con sostanze vegetali. Ma nel Novecento, dal censimento e dai testi di Venturoli, i noti testi pubblicati da Oeuvre negli anni 40, è colui che esegue ulteriori lavorazioni sulla pelle conciata per migliorarne le caratteristiche. O ancora Pellaio, regionale, Pellaro, conciatore e venditore di pelli, specie d'agnello di bue, dal latino Pellarius, sempre secondo Griselini, rifinitore e tintore di pelli conciate. Ci sono anche poi epiteti dispregiativi come Pelacane, raccolto perché il nostro lavoro è stato quello di ripercorrere la terminologia nei distretti, nei luoghi dove la concia si tiene. Ecco, pensando alla concia Solofra, Solofra parlava di arte di conciaria, di fabbricare calzarelli e scarpo, di far funi e cordonane, di far agropelle, di far carte e membrane, di far mortella, di far sommacchi, di far ventresche e di saliera. Ora, uno studio che abbiamo sviluppato, il TPL, con il sostegno e iniziativa dell'Unice, e mi permettete di ringraziare ancora il Presidente, il Dottor Mercogliano, e molto, molto affetto Fulvio Bacchi. Abbiamo preso proprio le mosse dalle parole del mestiere per censire questi mestieri e giungere quindi qui stasera un primo assaggio di un'originalità di studio, direi tutta italiana. Inutile dire quanti studi si sono svolti nel Novecento negli ambiti che noi non tocchiamo, quindi di carattere storico, sociale, economico, tecnologico, forse meno l'attenzione di carattere linguistico, ma vedremo chi l'aveva svolta invece. Ora, abbiamo analizzato quindi questi termini, ecco, ma partiamo pure da quali potevano essere le fonti, considerando che dovevamo ripercorrere chiaramente fonti scritte. Beh, le prime fonti, grandissime fonti, sono state degli lavori, diciamo quelli, come dire, che forse erano già molto più sotto gli occhi, opere cinquecentesche in cui si raccontano le terminologie, involontariamente, si racconta il mestiere del tempo. E quindi penso, diciamo, citare un testo forse già più conosciuto, La piazza universale, tutte le professioni del mondo, di Tommaso Garzoni, 1585. È il primo documento? Assolutamente no. Molto prima ci sono tutti i documenti che ruotano intorno alle attività delle corporazioni e della corporazione, quindi dei conciatori, distribuita in tante città d'Italia. Ecco, facciamo alcune tappe di questa documentazione. Per esempio, cominciamo da Firenze. Tra le arti ordinate nel primo tempo fin dall'inizio del 1100 e secondo le cronache di Lino Compagni negli ordinamenti di giustizia del 1292 c'erano 12 arti maggiori, 12 minori, e si poteva contare anche su quella dei lavoratori del cuoio. La sede era la loggia dell'Orcagna e il protettore San Giacomo. Lo statuto fiorentino del 1355, che riguarda questa categoria di artigiani, è tuttora conservato nell'archivio della città, funestato purtroppo dalla fine dell'anno del 66. Ora, Firenze si sa che commerciavano nel settore del cuoio prestigiose famiglie di famosi mercanti, tra cui Peruzzi, Bardi, anche i Medici prima di darsi alla politica. Quante le corporazioni, quindi, e quanti simboli della concia ritroviamo nell'arte italiana? Pensate, il Duomo di Piacenza, per esempio, su un pilastro della navata centrale, ha un rilievo detto paratico, fine XI, inizio XII secolo, raffigura il simbolo della corporazione dei conciatori. Perché? Perché su ogni pilone della navata centrale è scolpito un simbolo delle corporazioni, delle arti e mestieri che hanno finanziato la costruzione. Se andiamo nella loggia dell'Orcagna a Firenze, ritroviamo la statua di San Jacopo che raffigura il patrono dei cuoiai e dei pellicciari, dei vaiari. Roma. Nell'area compresa tra l'attuale via dei Coronari e l'ansa del fiume erano allocate botteghe di lavoratori di pellame o, come si diceva, di scortecchiari. I cuoiai o conciatori quindi venivano chiamati pellari o vaccinari,
dai pellami del bestiame bovino da loro definito di vacca o di vacchetta. La corporazione arriva come protettore San Bartolomeo Apostolo e lo ritroviamo vividamente raffigurato da Michelangelo nella Cappella Sistina. A Venezia. A Venezia sono importanti e ricca la documentazione intorno agli statuti capitolari, le varie regole. Del 1271 quella dei pellicciai, imbiancatori di pelli e di buoi, calzolari e bottai. Perché queste norme? Perché era l'espressione della volontà del comune per salvaguardare la qualità dei prodotti, l'esattezza delle misurazioni, la correttezza delle transazioni, dei rapporti commerciali, aprono un grande squarcio sull'organizzazione del lavoro e acquisiscono particolare rilevanza se si pensa che le rappresentazioni dei mestieri sono poi riportate nel portale di centro della Basilica di San Marco. Per la concia della pelle del cuoio in particolare, le imposizioni ai conciatori sono minute e dettagliate. Non usare acqua salsa né foglia cotta di sommacco, che dà risultati apparentemente simili ma qualitativamente inferiori alla corteccia del rovere, né foglia salvatica, né acquistare pelli su bestie vive da scorticare in città, utilizzare allume di buona qualità secondo metodi ben precisi. Non ci soffermiamo a tutti gli antichissimi toponimi della Concia. Citiamo solo alcuni di quelli sparsi sulle prime falde dei monti a sud e ad est di Solofra, Scorza, Cervo, Burrelli, Balsami, Cantarelle, e ricordiamo gli studi di Mima De Maio che hanno ricostruito una mappa precisa di questi termini e la loro localizzazione. Ma torniamo ai termini che hanno fatto la storia del mestiere. Torniamo a Firenze. E in particolare giungiamo alla metà del 1600. Le corporazioni custodiscono i segreti dei mestieri, era giusto che fosse così, impedendo la diffusione ai non addetti ai lavori. Ora è proprio questo muro di segretezza che abbiamo voluto rompere quando all'interno dell'UTPL, dell'osservatorio dove lavoriamo, si è deciso di ripercorrere la storia e la geografia delle parole dei mestieri dei distretti italiani. E abbiamo scoperto scritti illustri che hanno fissato molto prima il sapere di questa, del sapere del mestiere della Concia, quindi abbandonando la documentazione di carattere giuridico degli statuti o degli scritti, tante volte notarili che facevano riferimento a delle vendite, delle compravendite, per giungere a una narrazione diversa e italiana, diversamente da quanto era più noto e più noto, cioè degli scritti che parlano della Concia all'interno dell'Enciclopédie di Paul d'Alembert oppure all'interno di questo manuale che si chiama L'Art du Tanneur, l'arte del conciatore, di Jérôme Joseph de Lalande, 1764. Ora, tra le più antiche attestazioni che narrano l'arte della Concia, la più illustre senz'altro il codice nono delle carte leopoldiane, 1650. Leopoldo de' Medici è principe e cardinale, allievo di Evangelista Torricelli, fondatore dell'Accademia del Cimento, avvertì, denunciava questa spaccatura che si creava tra la lingua e il vocabolario dell'Accademia della Crusca e quella della vita della società. Un discorso del 1663 all'adunanza degli accademici con coscienza galileiana risultava così, e cito: scoprasi di nuovo il nostro famoso tesoro assolutamente arricchito e fatto più bello e ragguardevole per aver da esso estratto le cose meno stimabili e tramutate in gioia di maggior valore. Per arricchire quindi la terza impressione del vocabolario dell'Accademia della Crusca, promuove la raccolta di interviste agli artigiani del tempo. Nelle interviste chiedeva delucidazioni sui nomi degli strumenti utilizzati, sui nomi delle operazioni svolte, per arrivare alla produzione del prodotto finito. Le carte leopoldiane censiscono la terminologia dei mestieri del tempo. Ne citiamo alcuni: armarolo, calzolaio, cappellaio, coltellinaio, conciatore, fabbro.
lavaiolo, alcuni di questi mestieri. In queste carte sono riportate le operazioni relative alla concia del cuoio, sono state oggetto di una recente edizione critica di Raffaella Setti e sono conservate nell'archivio storico dell'Accademia della Crusca. Grandissima la modernità del metodo usato da Leopoldo De Medici, dal metodo dell'intervista, perché raccoglie per fonte diretta, per fonte orale, che trascrive una base di documentazione preziosissima, attingendo alla fonte principale. Ecco, diciamo, l'incipit dell'apertura del testo leopoldiano. Modo di conciare il cuoio. A voler fare una concia è necessario aver luogo proporzionato, poiché al pari della strada vi bisogna di due trogoli grandi per mettere in molle le cuoia o fresche o secche come vengono alla giornata. Di più, vi vuole sei trogoli chiamati calcinai, nei quali vi si mette acqua di pozzo con litri mille di calcina, o più o meno, secondo la quantità delle cuoia. E detta acqua e calcina vi si lasciano stare 5-6 settimane secondo la stagione del caldo. E in detto tempo si alzano a cuoio di detto calcinaio con due roncini, giacché vi vuole due uomini a tal lavoro. Di poi si cavano e si pelano con certi ferri chiamati ferri da pelare. E detto lavoro si fa sopra un legno chiamato cavalletto. E il lavorante tiene un grembiule dinanzi di cuoio concio, quale si chiama una targa. Di poi pelate si mette un trogolo di acqua chiara e il giorno seguente il medesimo lavorante ne lavora 10 o 12, che si chiama una giornata qual lavoro si fa. In questo modo ciò. La concia è raccontata così. La pelle arrivava fresca o più spesso salata, secca, veniva immersa in vasche di muratura, in genere seminterrate, calcinai, in cui subiva le note operazioni della riviera. Lavatura, rinverdimento, depilazione, scarnatura, purgatura, con acqua corrente di calce. La concia poi vera e propria veniva in vasche tonde, in botti seminterrate, in genere di legno, dette tine. Aveva vari stadi, perché la pelle doveva venire a contatto con soluzioni ricche di mortella sempre maggiori e che richiedevano un giornaliero di mescolamento delle stesse, i tempi diversificati, fino a 6-8 mesi. E così queste carte concludono. E passato i 4 mesi si va per la licenza per cavare dette cuoia e si mettono ad asciugare sopra i terrazzi asciutte che sono, si va all'arte che vengono a stampare. E stampate che sono, è finito il lavoro. Leopoldo De Medici trasferì ad altri ambienti di ricerca il metodo sperimentale applicato nelle ricerche naturalistiche che si compivano all'interno di questa stessa accademia e quindi lo applicò alle arti mestieri, rendendosi conto dell'enorme ricchezza che queste arti mestieri rendevano e avevano reso la sua Firenze. A questo poi si aggiunge la vasta rete di contatti con i mercanti d'arte, con gli artisti, per ricevere e censire l'ampio lessico delle arti e dei mestieri del tempo. Alla sua opera si ispirerà il famoso vocabolario dell'arte del disegno, un pochino più tardi, siamo nel 1691, di Filippo Baldinucci. Le parole dell'architettura, oggi diremmo del design, che hanno in Italia fatto l'Italia e fatto l'Europa e che ritroviamo in tutte le lingue. Ora, come possiamo non vedere la straordinaria anticipazione in questo metodo rispetto a quello che sarà preconizzato da Ossiclopedì e praticato nella produzione vastissima di tutto il Settecento fino alle descrizioni esaminizie volute da Colbert? Uno splendido artesignano delle nomenclature che di lì a poco andranno a affascinare le accademie scientifiche europee, unendo al gusto della parola, e forse questa è stata una delle ragioni della loro grande fortuna, l'impatto delle planche, delle tavole con i disegni.
Da queste osservazioni si giungerà alla sistematizzazione della descrizione enciclopedica offerta dal modello francese. Ecco, l'esperienza dell'enciclopedia consacra questo modello descrittivo e si pone come sintesi di riferimento per lo sviluppo dei saperi, perché la finalità era quella di raccontare per far conoscere e tramandare. Sicuramente il modello di Leopoldo de' Medici è stato la prepista. Quindi quando arriva Jean-José Delalande e scrive l'Ambra d'Adri 1764, è evidente che il manuale è di necessità, perché è necessario parlare di quest'arte attraverso le scoperte recenti della chimica. La descrizione quindi acquisisce un valore sociale. Si descrive per poter far conoscere, si descrive per poter tramandare il mestiere, fino ad allora chiuso nei saperi della corporazione. In Italia abbiamo una testimonianza di questo. Citavo Francesco Griselini. A Venezia, 1771, fa sua quest'opera e propone l'adattamento traduttivo delle arti nel suo dizionario delle arti mestiere, in cui cura solo i primi 5 di 18 volumi. E lui, a proposito dell'arte della concia, dice: ecco compiuta la descrizione dell'arte del camosciere e della conciapelli, dal quale il celebre Monsieur Diderot l'ha registrata nell'enciclopedia dove noi l'abbiamo tratta. In realtà lui attinge piuttosto a questo manuale che è stato pubblicato nella descrizione della metide e non dall'enciclopedia direttamente. Che cosa fa in più Griselini? Prepara delle splendide tavole sull'arte del pellaio, del camosciere, della conciapelli, adattandole alla realtà veneta. Giungiamo alla fine del XIX secolo, l'avvento della meccanizzazione che scuote l'attività artigianale e via via, ecco, il tempo scorre immaginando quello che ha portato ad essere oggi il passaggio alla grande realtà industriale. Ecco. Mi avvio verso la conclusione. L'analisi di questo lessico, dei mestieri, della lavorazione della pelle e del cuoio mostra con chiarezza che la ricchezza terminologica non è il frutto del capriccio del caso. Segue la storia del mestiere, segue la storia dell'arte e con continuità di sviluppo. Alla scoperta del concetto segue l'attribuzione della prima etichetta denominativa, l'adattamento dal latino al volgare del termine preesistente, ma poi da qui iniziano a prodursi varianti diatopiche e varianti regionali che talora generano sinonimi perché sono distribuiti a seconda del territorio d'origine, ma anche perché c'è necessità di questo per i bisogni della commercializzazione. Confrontando quindi all'interno dello stesso mestiere le opere che lo descrivono nel corso dei secoli XVI, XVII, XVIII, XIX, si rileva per lo più che la terminologia del mestiere non cambia, cambiano le definizioni. Definizioni che evolvono in funzione della novità portata dalla chimica e dalle tecniche sopraggiunte, che creano procedimenti di realizzazione delle stesse fasi di lavoro in altro modo. L'evoluzione tecnica accompagna la modernizzazione delle operazioni, ma spesso mantiene le stesse denominazioni che identificano le procedure di uso. Questa conoscenza terminologica ha un grande valore economico, giuridico, rileva la proprietà esclusiva del saper fare del distretto dell'azienda. Proprio per questo spesso non esce dal mondo di origine, perché è patrimonio tecnico artigianale, è un copyright. E però racconta la straordinarietà di questo saper fare. È il godimento di chi la possiede e chi la conosce non desidera certo renderla banale né tantemeno farla usare impropriamente e disperderla nella comune ignoranza. Questo incontro terminologico è stato l'incontro con Unich, con Linea Pelle, perché è proprio stato il caso di Gobelle che ci ha fatto conoscere e che ha fatto evidenziare come la definizione vera, la pelle prodotta secondo un processo ecologico, sarà stata guastata dall'uso improprio di finta pelle. E sia come Assiter che come osservatorio abbiamo saputo recuperare il mal tolto e riappropriare i dizionari italiani del termine corretto. Le parole del mestiere sono l'insieme della storia, della necessità dei protagonisti, dei processi, dei prodotti, degli strumenti per compierlo.
Raccogliere questi termini, raccontare questi termini, porta a appassionare l'arte della concia, illustrandone la ricchezza terminologica dei luoghi italiani della produzione. Porta a mettere in luce quel sottile confine in cui l'ars plasma l'artigiano che diventa artista. Porta a cogliere lo spirito della grande tradizione manifatturiera italiana, dove le regioni, della sua regione, della profonda marca di Italia, si fondono col sapere del mestiere. Ma chi sei, conciatore? Dobbiamo dare a te la parola. E quindi la diamo con questa preparazione di alcune interviste che abbiamo non soltanto, che abbiamo condiviso di fronte a un camino con alcuni conciatori nell'area di Santa Croce San Miniato, e che sul modello di un'opera ottocentesca che parlava della concia in forma di dialogo abbiamo riproposto proprio come dialogo. Abbiamo potuto assaporare il piacere con questi conciatori di vedere questo prodotto che nasce sotto i loro occhi, vederlo nella bellezza che avrà, nella ricchezza che renderà, ma anche nella fatica che gli ha fatto fare. Ecco, questo dialogo che abbiamo l'onore di sentir letto dal maestro Giannini, ecco, è un dialogo fra due amici. Uno dei due amici è partito dal paese della concia per andare in città di altre regioni, nel fascino dei mestieri, di altri mestieri, ma non ha mai dimenticato i racconti del padre, i racconti anche di questo suo amico cuoiaio che viene a ritrovare. Sono racconti, storie di vita, e quindi saper fare del lavoro, siamo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, è un lavoro ancora molto manuale, ma ripeto, intrecciato da tante storie di vita. Il cuoiaio si chiama Veleno, è il suo soprannome, e l'amico è il giornalista Francesco. Il giornalista vuole che Veleno gli parli della concia del tempo, quando tutto era mano. Vuole raccontare la ricchezza umana del mestiere, vuole parlare per ricordare questo, e quindi questo è il farsi del discorso. Lo raggiungeranno poi altri due concettori, Giovanni e Michele, e quindi il quadro e i personaggi sono sulla scena. Grazie del nostro ascolto. Il quadro dell'arte della concia è pronto per essere dipinto.
saranno così descritti gli strumenti del mestiere e in un va e viene di ricordi intorno ad oggetti che facevano la vita quotidiana del mestiere e della sua manualità. I primi passi della concia di Travicco. Francesco dice, ritornò poi di dire Francesco, grave che si capisce lo stesso senza farlo a Francesco, sono qui per te e per tirarti fuori i tuoi segreti. Te l'avevo detto che sarei venuto e non me ne vado finché non mi hai raccontato tutto. Non ti puoi tenere dentro tutte queste cose, le dobbiamo dire, le dobbiamo scrivere. La gente deve sapere che l'arte della concia è millenaria, che il fascino del suo lavoro è la creatività e le attenzioni che si portano ad un'arte. E da che cosa cominciamo? Io partirei da quando avevo 6 anni, e c'era miseria per davvero, e venivo un uomino piccolino a vendere la frutta. Questo uomo a un certo punto mi svelò perché usava i soprannomi, a punte ebola ancora, e mi disse, tu sei un veleno, e a me mi chiamano veleno ancora. Comincerei da qui. Scusami se parlo subito di me, ma comincerei da questa mia testimonianza. A proposito, ho notato che Paolo e il suo figliolo di Larva farsi chiamare veleno, mi vogliono copiare, ma l'originale sono io. E certo, e bene, ora cominciamo da te. Entrai in conceria dopo l'elementare, entrai in conceria per una ditta che faceva cuoio, e lì cominciò l'apprendistato. Conosco un po' tutto della concia. Lo so, sai quante volte te l'ho sentita raccontare le fasi della concia e quante volte il racconto di quello che facevi mi ha spronato a tenere duro e fare di più perché voi creai non vi siete mai fermati dinanzi a nulla tranne al remurre, così si dice. Remurre, ma che cos'è il remurre? No, al remurre ci casca una volta, poi più. Sai che cos'era? Una cosa per svegliare i ragazzi. Quando erano giovani che entravano e volevano imparare il mestiere e pensavano subito di capire tutto. Che si faceva? Allora c'erano tante piccole concerie. Ci si trovava d'accordo con un'altra conceria cui si diceva oggi ti mando il ragazzo per farti uno scherzo. Ognuno di noi aveva dei ragazzi giovani da formare o da appassionare al mestiere, quindi si chiamava il ragazzo che si diceva vada dal tizio e fatti dare il remurre. Allora questo ragazzo giovane andava lì, andava dall'altra conceria e ritrovava una palla con 3 o 4 marmi dentro e la doveva riportare a noi. Ecco il remurre. Voi siete sempre stati tremendi. Il mio babbo aveva 10 anni in meno, mio zio già lavorava e questo ragazzo era andato lì e lui fa, vai dal tizio e vai a prendere il falecco. Il falecco è un'attrezzatura in ferro, ma il mio babbo non ci voleva andare perché credeva che fosse un remurre e che gli volessero fare un altro scherzo. Certo, io me lo ricordo bene, sai che risate quando me lo raccontavo. E c'aveva ragione. Come fai da giovane giovane a pensare che sai le cose, tutte le cose? Piano piano, ci vuole l'umiltà per imparare bene il mestiere. Senti, ma se invece di scrivere solo le cose che mi dici, ma perché non ci facciamo un libro di queste storie che conosciamo? Devi inventare. Tu che hai tante storie che nemmeno te le ricordi tutte. No, no, me le ricordo, me le ricordo tutte. E come ti puoi dimenticare che con questo mestiere facevi colpo sui ragazzi, i cui anni affascinanti? Già, non l'ho mai capito come facevate a far colpo sulle ragazze. Con quelle mani scure facevi presa sulle ragazze. A quell'epoca il giovanotto, 17-18 anni, se aveva le mani sporche di concia, trovava delle belle ragazze nel circondario che la lucchessero. Lo sai perché? Perché chi lavorava in concia aveva un buon lavoro e guadagnava bene.
Lo scaldatore di Conceria era un super pagano, perché era un artista. Noi tutti riuscivamo a scaldarla, non tutti riuscivamo a scaldare la pelle. Mi ha detto che mio padre, sai, quando imparai a scaldare, mi disse, a te il lavoro non ti mancherà più. Meno male però che è arrivato, che ha inventato la scaldatrice nel 1960, altrimenti io non c'ero. Sì, adesso tu dici così, ma mi ricordo che quando era freddo, mi venivano i lupini e i canterini per l'usura della pelle al contatto con i prodotti chimici. E sì, anche perché il padrone di allora non ce li permetteva, i zoccoli di legno né i calzini di carta, là dovevi avere una certa resistenza, soffrire e sopportare, ma poi ti ci abituavi. Lo sciabordone, il rifinitore, mestiere di ieri e di oggi. Sembra di parlare di tanti anni fa. Oggi se fai un mestiere ti danno subito un nome, hai un ruolo, un riconoscimento professionale. Ma allora quanti mestieri sapeva fare un conciatore? Non mi parlare di tutti questi mestieri di oggi, ognuno fa un pezzettino e già subito il nome. Nella concia, quanti mestieri ci sono? Di una volta. Te lo dico, te ne dico uno, lo sciabordone. La concia avveniva nelle vasche, con pelli e bagli di tannino, nelle vasche, giù in una fossa, e lo sciabordone montava da sopra, e aveva un palo con un legno tondo o quadrato, il povero. Il pollo e gli dava tre o quattro pollerate qua e là, come un mestolo gigante che serviva a scuotere quel liquido che lì stava fermo. In toscano sciabordare vuol dire agitare, quindi sciabordone è colui che sciabolta, agita e smuove. Il tannino è denso, va mischiato con acqua e il pollo ci aiutava per renderlo tutto uniforme. Per sfruttare meglio le proprietà concianti bisognava rimuovere tutto ciò. Oggi c'è un sistema che fa così, che movimenta la soluzione, e questo non c'è più. E adesso come si chiama? Non esiste più, è stato sostituito dalle bombe. Anzi, lo sciabordone è ancora l'operaio di concia, ma in senso offensivo. È uno che fa le cose in modo un po' approssimativo. Un altro mestiere era il raffinatore, me lo ricordo bene. Oggi raffinatori non ce ne sono più. Si chiamava raffinatore chi raffinava le vacchette a mano, con la spira. Quelli erano i raffinatori, una parola forse prima della guerra. Invece oggi si chiamano rifinitori. E c'erano anche i rasatori, i brigliatori. Oggi però ci sono le macchine. Però il rasatore esiste ancora. Quello è quello che fa la rasatrice. Praticamente prima delle macchine era tutto manuale. E ora è ancora manuale. Ci deve avere la testa e senza la fatica che lo fa. Sai che cosa faceva l'impacciamatore? Eh sì, l'impacciamatura delle pelli. Ma raccontala tu, che mi piace sentire dire da te queste cose, con la passione che c'hai dentro, le fai diventare una poesia. Ecco dov'è l'arte della concia, è il sentire l'arte che ti scorre dentro nel fare questo mestiere. Prima di Bottari, Agno di Botà, avete una parola che accade che io non conosco, ma non so niente. Prima di Bottari, le pelli dovevano essere rinverdite. Rinverdire significa idratare. Una volta rinverdite, cioè reidratate, si faceva una soluzione, una pasta di calce e solfuro. Con lo stoppaccio questa pasta veniva attaccata sopra la pelle per far allentare il bulbo del pelo e poi si passava con quel ferro corto. Era questo. E
era questo l'impalciamatura delle pene. Poi venivano messe sopra una sopra l'altra e si dava la boianca per le parti più dure. Lo spazzettatore c'è ancora, cioè, dicono che ora non esiste più nemmeno la bacchetta. So che c'è una lavorazione di rifinizione appunto della bacchetta. La pelle già asciutta nelle ultime fasi di lavorazione veniva applicata dal lato, siccome la calzatura poi doveva essere utilizzata dal lato carne, la carne era all'esterno della scarpa, perché erano scarpe da caccia, da campagna, da lavoro, da miniera, no? Insomma, calzatura tecnica in un certo senso. E avevano l'esterno dal lato carne. Il lato fiore, dal lato fiore c'è un fiore, il cuoio lì è più liscio. Dal lato carne della lavorazione rimane una leggera peluria. Alla peluria veniva dato, diciamo così, un preparato che era una miscela tra saponi, grassi e colla, di modo che, colla, dice Francesco, che tipo di colla? Di origine naturale? Colla di pesce? Dimmi che tipo è. No, è un segreto troppo grosso. E vabbè, te lo dico, dice Pereira, colla di pesce, era sterina a Santa Croce, era sterina a Santa Croce. Diciamo che questo preparato, una volta dato sulla pelle, faceva sì che il pelo rimanesse schiacciato, lo rendeva più liscio. Poi, a questo punto, la pelle andava infinita sul lato fiore e andava infinita essendo dal lato grasso, questo grasso in eccesso si sarebbe attaccato sul banco, perché il banco era il banco di marmo. Allora veniva dato il talco, la polvere di licio, che sarebbe talco, non borotalco. E questo faceva sì che la pelle non si attaccasse e scorreva sul banco. E mentre l'operatore, con il chiaratore, la ripuliva dalle sfavature di grasso, poi si andava a lucidarlo con il vetro, che si usava sempre con lo stesso attrezzo. Vetro di, anziché avere una lama di acciaio, aveva un vetro di 5-6 mm. E con il vetro, e questa era la stira corta, dice Francesco. No, dice Pereira, questo era il pianatoio. Veniva vetrata la pelle, simile alla spatola del pianatoio. Era rifinizione della bacchetta, che quando era vetrata con la spazzola si spazzettava. Ecco lo spazzettatore. E poi la pelle veniva girata dall'altra parte e veniva fatto sempre con la spazzetta dal lato carne, dove, togliendo il talco, si toglievano, diciamo, anche gli eccessi di grasso che ci potevano essere e la pelle la si rendeva lucida con questa spazzetta e spazzolone. Era l'ultima fase, la rifinizione della bacchetta. Vedete, sono un po', è proprio complicato questa cosa. Ma oggi non avrebbe mercato, perché costerebbe troppo. Mio padre è stato quasi l'ultima fase e tutti gli anni se ne vendeva un po' meno, e sai perché? Perché si perdevano le persone che lo sapevano fare. Mi parli della bacchetta? Vero. Andiamo avanti, che adesso sono io che voglio dirti di più. Così ti viene ancora più in vita e ti ricordi la lezione. Ricordati bene quello che è unico e speciale in Italia, la bacchetta. Ma perché si chiama bacchetta? La bacchetta la si fa noi. Lo stilista va a cercare la perfezione della pelle e questa gliela diamo noi. Ma prima capisci questo, il pastore, siccome è tanto, al piede bisogna che abbia la suola, se no la scarpa di gomma, ma lo dire ai piedi, tutto qui. Al cuoio si fa l'impastatura di grasso, di polvere e si lisce, e poi ci si fa le scarpe. Viene una bellissima scarpa,
e trattandola tante volte quella lì a legge più degli stivali di gomma. Bisogna smetterla con le scarpe di gomma, bisogna fare questo una grande pubblicità. Mi piacerebbe però trovare una definizione univoca di bacchetta, lasciando da parte quelli che oggi vendono un articolo bacchetta perché un po' gli assomiglia, perché lo chiede il mercato, perché scricchiola, perché canta, eccetera. Aspetta. Chiamo Giovanni, lui sì, che te la spiega bene la bacchetta. È un telefono, chiamo Giovanni. Giovanni, si parla male di te. Vieni qui a cantare le chiavi, vieni qui a spiegare tu che cos'è la bacchetta a questi cittadini, a questi che vogliono insegnare al mondo il mestiere. E allora Giovanni, ciao, fai vedere a questo incredulo che noi la bacchetta dice che non l'abbiamo più, che non la sappiamo. Buongiorno Giovanni, non lo ascolti Vereno, io voglio solo conoscere, per far conoscere a tutti il valore di questa arte. Oh, ciao Vereno, si sottono. Guarda, che bulloni, li conosco tutti. E che mi interessa della bacchetta? Che dici? Te la spieghiamo al giornalista? Guardate qui, questa è la bacchetta. Chi l'ha fatta? Oggi un affare di questo genere, così cucito e ruvido, nemmeno i cinesi lo hanno. Se vendi un prodotto del genere, la gente dice che è duro questo filo del cuoio con le mani. Senti, lo senti il rumore tipico della bacchetta, lo scricchiolio della bacchetta. Canta. A me è stato detto da più di un conciatore di Monterrey che la vera bacchetta oggi la fanno se qualche ciucco te la chiede. La vera bacchetta la fa Giovanni, è l'unico che sa tutto sulla bacchetta. Scusate, ma quella dei maniaci di certe borse di moda così firmate è davvero bacchetta vera? No, quella è plastica, pelle ben plastificata. Questa la vedi così, ma fra 6 mesi con l'uso della pelle conciata al vegetale senza rifinizione prende le sue macchie, il suo vissuto, i suoi graffi, le macchie le conferiscono l'uso. Ah, vedete, a questa come sbirro è diventata scura, l'ho fatta fare una persona, l'ha tagliata dritta con i ferri di una volta, si è fatto un taccio, significa stima a occhio. Ho fatto dei portagenda e delle foderine cucite per bene, a 6 euro, prese dai tagli, e gli stilisti la bacchetta non vogliono. Devi accettare l'invecchia. La mia agenda portafogli, macchiata in acqua, a mano, a impregnazione, è una bellezza, salvita. La vera bacchetta, mi è stato detto, si usava per tomaia. Era un prodotto piuttosto tecnico, comprato dal pastore o utilizzato nell'esercito in tempo di guerra. Veniva usata rovesciata con il lato carta di fuori e la bacchetta era impregnata di grasso a mano e questo la rendeva impermeabile con grassi naturali, non con i siliconi. La cintura che ho fatto da solo ci sono andato molto delicato, se no veniva brutta. Ecco. Questa è la bacchetta. Francesco, senti, approfondiamo questa conoscenza. Le cose che mi dici andrebbero ristampate, fatte conoscere. Ma che ne sa oggi la gente della concia? Non sanno nemmeno che cosa sia le capelle. Pensano che sia finta. E tu lascialo credere. Io mi sono scoraggiato a spiegare che le capelle è ecologica e è la finta pelle. È inquinante, piena di polimeri ed è proprio una schifezza, mentre la copella è quella vera che viene dal cuore e che è tutta salute, mentre l'altra quella è finta. Allora l'hai capita che se queste cose le spieghiamo è meglio per tutti e se poi ce le copiano magari qualcuno le potrà copiare, ma tanti altri cominceranno a capire e ad affascinarsi a questo mestiere. E a questo punto Giovanni dice, non posso più stare con voi, devo andare a lavorare, tornerò dopo. La concia è ecologica.
A proposito, io devo averlo letto, poi non so quanto fosse vero, che in Toscana si è diffusa la comice con Napoleone. Nelle campagne d'Italia di Napoleone si erano fermati qui in Toscana i suoi soldati, avevano bisogno di stivali e quindi obbligavano i contadini che avevano le mucche a macellarle e a fare le pelle. Però non so quanto questa storia sia vera o sia una leggenda, ma la conceria c'era già prima, molto, molto tempo prima. Tessuti e pelli c'erano, c'era la corporazione del 1100 e poi c'è un testo di Leopoldo de' Medici della metà del 600 che intervista un suo artigiano e gli chiede come è fatto il mestiere della concia. Leggilo, è bellissimo. Io ho iniziato nel 1961, nel 62, a 23 anni. Si la ditta per conto mio e cominciava la mia attività. Si vendeva ai napoletani, si scriveva quello che ci avevano da dare, poi ci avevamo da dare e poi loro ci portavano. Le fatture si facevano così, perché nel nostro lavoro quello che conta è la parola. Se io do una parola, domani mattina compro un carro di pelle che costa 70.000 euro, se glielo dico, va bene, non posso tornare indietro, va bene, è già un contratto. Se non è scritto subito. Dimensione globale e locale di questo mestiere. Questo mestiere non è locale, è globale assolutamente. E poi, quanta attenzione all'ecologia. La concia è quanto di più ecologico e più sostenibile si possa immaginare. Così, come lo fate noi oggi, voglio da dire alla gente. Possibile che si debba continuare a dire delle cose su noi che non esistono più da un monte di tempo. Venite a vedere come si lavora da noi, venite a vedere, ma non per rubarci i segreti, ma per conoscere questo patrimonio di lavoro. Ho finito. Sembrava di essere in mezzo al diavolo e al bruciatore. E sono sicuro che alcuni conciatori presenti si sono commossi e gli altri invece hanno provato un grandissimo piacere in questo racconto. Anzi, io mi auguro a nome di tutti che il maestro Giancarlo Giannini possa continuare a raccontare, a rappresentare tutte le nostre future iniziative simili a queste, quello che è l'arte e la croce, perché così sicuramente attrarrà non solo il piacere dell'opinione pubblica, ma attrarrà i giovani, quei giovani che oggi, come raccontava, confondono le coperte, confondono la vera natura della pelle con i prodotti artificiali. Personalmente sono molto grato a questa recita del maestro. Grazie maestro. Penso che se non ci sono domande possiamo lasciarci con grande piacere e un arrivederci. Grazie.